Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air. Un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto. Bentrovati su Intesa San Paolo On Air. Negli ultimi mesi abbiamo più volte affrontato con i nostri ospiti i temi della crisi, dell'impatto della pandemia su economia, lavoro e istruzione. Oggi è un piacere ascoltare il contributo di Davide Dattoli, uno dei protagonisti dell'economia digitale con la sua impresa Talent Garden. Benvenuto Dattoli con noi. Buongiorno, benvenuti a tutti. Dattoli, l'Italia, l'economia, il lavoro stanno ripartendo in queste settimane, in questi giorni, dopo aver patito nei mesi scorsi i gravi effetti della pandemia. Secondo lei che ruolo ha oggi il mondo digitale nella ripresa economica? Come si è visto ancora di più durante la pandemia, di fatto il digitale non è più un settore all'interno della nostra economia, ma è qualcosa di trasversale, è qualcosa che sta totalmente cambiando come lavoriamo, come è organizzata la nostra società, come vengono erogati prodotti e servizi. E questo ha un grande impatto economico sulla nostra società e ancora di più negli ultimi mesi, nell'ultimo anno l'abbiamo visto dal vivo. Ecco, il digitale è secondo me l'opportunità, soprattutto per un paese come l'Italia, di rilanciarsi, di riuscire a sfruttare quella che è la sua grande tradizione in diversi settori industriali in modo nuovo, comunicando in modo molto più globale, vendendo in modo molto più globale. E questa è la grande opportunità che abbiamo di fronte, sfruttare l'innovazione tecnologica e le opportunità che questa porta sui settori invece molto più tradizionali. Talent Garden ha avviato con Fideuram Intesa San Paolo Private Banking il progetto Digital Restart, finalizzato ad aiutare i disoccupati over 40 a rientrare sul mercato del lavoro. In che cosa consiste questo progetto? Ma quello che abbiamo visto è che di fatto una delle cose brutte invece di questa pandemia, di quello che il digitale sta portando, è che a livello di occupazione ci sono stati dei grandissimi impatti, e questo purtroppo è qualcosa che ci porteremo per tanti mesi davanti a noi. L'obiettivo comune è stato: proviamo a fare qualcosa in questo momento così complesso per il nostro paese, ad andare a aiutare una delle fasce più colpite, gli over 40, che di fatto si sono ritrovati ad avere dei lavori che oggi non esistono più, che la pandemia e la digitalizzazione ha di fatto eliminato, e quindi abbiamo costruito un percorso per provare a reinserirli a livello professionale. L'obiettivo è prendere 75 persone tra adesso e l'anno prossimo e provare a farne reskilling, quindi a provare a dargli un nuovo lavoro nel mondo del digitale. Abbiamo analizzato che il mondo dei dati è uno dei mercati dove c'è più grande crescita richiesta da parte delle aziende italiane e sul quale il reskilling poteva funzionare in modo più efficace, e quindi abbiamo costruito proprio dei percorsi formativi che provino a riskillare persone che oggi un lavoro non ce l'hanno più. E devo dire che siamo all'inizio di questo percorso. Abbiamo raccolto più di 600 candidature di persone che vogliono far parte di questa esperienza, e credo che in un momento così di fatto complesso del nostro paese sia un bellissimo segnale di come possiamo creare un impatto importante nella nostra società. Ecco, anche questo progetto con Fideuram Intesa San Paolo Private Banking contribuisce dunque a colmare, diciamo, quelli che sono i vuoti di formazione digitale nel nostro paese. Se vogliamo alzare un attimo lo sguardo, a che punto oggi è la cultura dell'innovazione? Come si sviluppa la scelta digitale in una prospettiva anche di metamorfosi, di modernizzazione anche scientifica del paese, secondo lei? Diciamo che oggi in Italia in realtà partiamo da una posizione privilegiata, perché negli ultimi 20-30 anni in realtà il sistema universitario e il sistema economico, soprattutto sul mondo delle TLC, delle telecomunicazioni, aveva fatto tanto, aveva investito tanto su questi temi. Vero è che però dall'altra, negli ultimi 15 anni di fatto invece l'Italia ha investito pochissimo su questi temi, e quindi ci troviamo in questa situazione paradossale dove abbiamo un grande bacino di talenti, tante imprese nuovissime nel mondo del digitale, ma pochi grandi imprese che hanno sfruttato il digitale o che sono riuscite a costruirsi tramite il digitale. E qui credo che sia una delle grandi opportunità per provare a colmare questo divario.
Ci sono tantissime startup in Italia che provano a utilizzare la tecnologia per fare impresa, tantissimi talenti che hanno bisogno di opportunità. La sfida è proprio creare queste opportunità ed evitare che questo bacino di talenti importantissimo non scappi fuori dall'Italia, perché ovviamente oggi i professionisti digitali sono tra le competenze più richieste a livello internazionale con stipendi molto importanti, e quindi il rischio è che soprattutto giovani, ma anche meno giovani, vengano attratti su opportunità internazionali e perdiamo un bacino importante e fondamentale, come dicevamo prima, per costruire quella che sarà l'economia del futuro, che non è più futuro, ma è oggi presente. Ecco, Dattoli, secondo lei, alla luce della sua esperienza, quali sono oggi i nuovi sbocchi professionali, le nuove competenze maggiormente richieste sul mercato del lavoro e dunque perché una formazione digitale, un'educazione digitale è importante? Purtroppo oggi il digitale è alla base delle modalità di lavoro, è alla base di lavori veri e propri, delle cose che dobbiamo andare a fare, dell'economia che andiamo ad impattare. E quindi investire su se stessi per aggiornare queste competenze diventa fondamentale. E che è anche un po' il percorso che abbiamo costruito, no? Questo digital restart, provare a insegnare a persone che hanno già un lavoro quello che sono invece il nuovo lavoro grazie al digitale. Credo che l'obiettivo però sia costruire una cultura in generale molto diffusa, e questa è una sfida di qualsiasi professionista oggi, capire che purtroppo il digitale non è un'opportunità, un'opzione, è una necessità se si vuole avere il proprio lavoro o costruire un lavoro nel futuro. Ecco, questa è una condizione dunque pregiudiziale per poter accedere, diciamo, al mercato del lavoro. In questo senso, lei ha notato un interesse, un maggiore interesse da parte delle giovani donne, delle studentesse, delle ragazze che hanno faticato, diciamo, in passato ad affacciarsi sul mercato del lavoro, in una formazione legata, diciamo, alle nuove materie STEM? C'è un nuovo interesse, una nuova disponibilità? Devo dire che diciamo in Italia noi partiamo da una cultura dove se sei donna difficilmente andavi a fare ingegneria, e quindi abbiamo un grandissimo mismatch e un grandissimo diciamo sbilanciamento sulla parte maschile. Devo dire che le cose stanno molto migliorando, si sta vedendo anche negli ultimi anni quanto in realtà, e l'abbiamo visto anche in Digital Restart, che abbiamo un bilanciamento 50-50 tra uomini e donne. Le cose stanno migliorando, ma non è ancora abbastanza. Noi proprio in queste settimane come Talent Garden abbiamo lanciato un nuovo programma che è Mama at Work, dove portiamo donne che hanno avuto diciamo un bambino e dopo questo non sono più riusciti a rientrare nel mercato del lavoro, a reinserirsi all'interno dell'azienda tramite programmi di formativi ad hoc. Credo che anche qui serva uno sforzo comune, serva riuscire a lavorare per far sì che si creino opportunità e non venga vista come un minus che una donna lavori nella tecnologia, ma anzi come una grande opportunità di flessibilità e di opportunità per lavorare nel futuro. Dattoli, facciamo un'ultima riflessione. Veniamo tutti in Italia, nel mondo, da un periodo molto difficile. La pandemia da Covid-19 è stata una sorpresa che ha colpito tutti. Quale insegnamento, quale patrimonio di esperienze ha lasciato la pandemia in un'impresa innovativa come Talent Garden? Ma io credo che siano le due grandi lezioni che ci portiamo a casa da questo periodo incredibile che nessuno di noi si aspettava. La prima è che le persone sono al centro di qualsiasi organizzazione, le aziende riescono a reagire e sono riuscite a reagire in questo anno, pur con tutte le difficoltà, perché il talento individuale è la base, è il perno centrale dello sviluppo dell'azienda stessa. E quindi ancora di più credo che in futuro il focus sulle persone e sul loro sviluppo sia una grande sfida di tutte le aziende. E la seconda è che tutto ciò in cui abbiamo dimostrato che non si poteva fare, avevamo paura che non si potesse fare, si è dimostrato che dall'altra invece si poteva fare. Pensiamo al livello di digitalizzazione della scuola italiana, siamo riusciti, pur con tutte le complessità della DAD, a portare milioni di studenti a studiare anche online, siamo riusciti a inserire il remote working e lo smart working all'interno delle grandi organizzazioni. Siamo riusciti a fare dei passi in avanti che probabilmente avrebbero richiesto decine di anni. L'abbiamo fatto, siamo riusciti a farlo, ma purtroppo la sfida oggi è tenere questo livello di digitalizzazione e continuare a implementarlo in modo positivo, facendo sì che non sia soltanto un elastico e torni tutto come prima, ma che continui a diventare il nostro futuro, perché questo futuro è qui ed è ora oggi. È un invito che accogliamo e che facciamo nostro e naturalmente ringrazio Dattoli di Talent Garden per questa sua partecipazione. È stato un vero piacere averla con noi, dottor Dattoli. Grazie a voi.
E agli ascoltatori, che ringrazio per averci ascoltato, do appuntamento al prossimo incontro su Intesa San Paolo On Air. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.